would you be if you had given to protection? Ok, carissimi amici, qua dalla mia solita postazione moldava, diciamo in condizioni abbastanza critiche, perché il mio fido computer mi ha lasciato per strada. Riprendo le mie elucubrazioni sempre con la regia del nostro mitico Rosario e con l'aiuto veramente encomiabile di Ugo di Bari. Grazie, un saluto. E non so se ci sia anche l'Antonella vicino. No, è un po' lontana Antonella. Ho capito, ma hai detto dove va questa birichina che si vuol mantenere giovane, si vuol mantenere giovane, mi sembra giusto. Stasera innanzitutto darei subito la linea a Rosario per i saluti al condominio. Benissimo Alfredo, grazie mille, buonasera a tutti gli amici che sono in ascolto in questo momento. Io entro soltanto per salutare e fare, come dico sempre, la lista della spesa, caro Alfredo. Un abbraccio a te, a Ugo di Bari e anche a Huguet Caleb, o testa di casa Ugo, che si trova fuori, che ci controlla le chat. Bene, allora andiamo in onda a reti unificate, come al solito, come tutte le nostre trasmissioni live. Quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, la web radio di Alfredo Story. Siamo su Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena. Siamo su Radio Valdichiana da Valdichiana e Modena Noi Radio, sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti anche sulle web tv. In questo momento stiamo trasmettendo sia sul sito radiosites.it che sulla nostra pagina Facebook. Quindi, cari amici, potete utilizzare la nostra chat sul sito o dai siti delle web radio collegate col network, perché la chat è unificata in quel caso, oppure chi si dovesse trovare su Facebook lo può fare tranquillamente. Ugo testa di caso seguirà la chat, quindi senza nessun problema. Per quanto mi riguarda è tutto, caro Alfredo, ti ripasso la linea perché so che l'argomento di questa sera è molto 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 interessante. Ma lo spero questo, caro Rosario, e volevo dare prima una comunicazione di servizio agli amici di Radio Reno Web, che purtroppo non troveranno fino al mio ritorno a Bologna delle notizie fresche, a parte quelle che tu inserisci, caro Rosario, le news. Sì. Perché, come ho detto, l'amico computer, fino a che non rientro non ho la possibilità di aggiornarle. Allora, certamente Alfredo, un attimo, appunto questo volevo dire a tutti gli amici, insomma, se per caso Alfredo non arriva molto bene, anche perché insomma sta trasmettendo con diciamo strumenti non precari ma sempre buoni, però non è il computer, non è la sua solita attrezzatura. No, esatto, hai fatto bene, questa specifica è molto importante. Parliamo stasera degli investigatori. Tempo fa, ma parlo di 2 o 3 anni fa, forse anche 3-4, e in un momento di ostio, purtroppo il mio lavoro di vigilanza ci permetteva momenti di ostio a volte lunghi, avevo preso un giornalino di quelli con i programmi televisivi e me lo sono scorso dal sabato a sabato, e cercando di individuare tutti i film o i telefilm di motivazione, di thriller, gialli e via discorrendo, e ho trovato allora, e penso che adesso sia molto aumentato, una percentuale talmente alta che mi ha fatto quasi paura. In un mondo abbastanza violento, tra le varie serie americane, poi ci sono inserite le serie tedesche, più la solita film americani nelle varie serate,
si è arrivati a una percentuale credo dell'80-90%. Ti risulta così, caro Ugo? Certo, certo, sono vicino alle cose che dici e che ci accingiamo a dire, ma ti lascio andare avanti, poi magari mi richiamerai, mi coinvolgerai. Certo, caro. E allora dico, perché non facciamo due chiacchiere tra l'inizio della letteratura poliziesca e questa filmografia, perché ormai anche letteratura, ma vi confesso che la letteratura poliziesca moderna non la leggo, dei nostri inizi proprio, quando era il 1841, è un certo sconosciuto, ma non è vero assolutamente, Edgar Allan Poe, considerato uno dei grandi padri della letteratura americana, scrisse I delitti di Rue Margot. Da lì nasce tutto. Prima non c'era letteratura poliziesca, sì, c'erano i delitti, questo siamo, tutta la storia della letteratura è legata comunque alla violenza in massima parte, ma non c'era un soggetto che così, al di fuori della polizia, al di fuori delle gendarmerie e via discorrendo, si eleggesse investigatore privato e cercasse di risolvere in proprio il delitto per poi offrire, come sempre, la soluzione alla polizia che barancolava nel buio. Ed è proprio un personaggio come Auguste Dupin, o Dupin, non so come si pronuncia, anch'io sai Rosario, ho i problemi di pronuncia, che nacque, tutti i personaggi comunque nascono da una persona reale, non sono inventati così tout court, dalla fantasia dell'autore, viene elaborato dalla fantasia dell'autore, ma c'è sempre un personaggio, e il personaggio che diede là ad Edgar Allan Poe di creare questo primo prototipo di investigatore privato è Vidocq, il fondatore della polizia della pubblica sicurezza francese, e credo che su Vidocq sia stato anche girato un film, prima Gangster e poi Redento, creatore della polizia francese. E quello che noi con questo delitto di Le Rue Morgue, che poi Morgue è diventato il nome americano di obitorio, vengono tracciati i percorsi logici su cui un buon investigatore deve creare la soluzione del delitto. Tu conosci Dupin o comunque i racconti dei delitti di Morgue, o se sai meglio l'inglese di me dimmi come si pronuncia, Ugo. Io non conosco tutte le opere, naturalmente gli scritti da cui a cui si sono ispirati questi autori, però vorrei aggiungere una piccola cosa a quello che tu hai detto in maniera molto molto attenta. Cioè, questi autori sono stati precursori di metodi di indagine che purtroppo ora hanno gli attuali investigatori, credo abbiano dimenticato, e soprattutto sono stati gli iniziatori di un percorso, diciamo, di ricerca induttiva che ha avvalorato, Alfredo, un'indagine e quindi una ricerca seguendo un linguaggio analogico.
Voi non credo che anche i nostri ascoltatori non hanno smesso di vedere, di individuare i personaggi inventati da questi scrittori, attenti pensatori, ma soprattutto la presenza della pipa. Facciamo un esempio con Maigret, con Sherlock Holmes e altri. Davano a questi personaggi un'immagine che li rivalutava tantissimo come attenti osservatori, ma anche pensatori, ciò che adesso invece non abbiamo. Da qua proprio dobbiamo partire. Ah, scusa, vai pure avanti. Sì, no, ti rubo ancora due secondi, perché certo. il linguaggio che questi iniziatori delle indagini, della ricerca hanno utilizzato e farebbero bene anche gli attuali a non dimenticarlo, come dicevo prima, è quello analogico. È importante perché sapere osservare con la semeiotica, ma anche saper guardare, saper osservare piccoli particolari che un'osservazione, un osservatore superficiale potrebbero sfuggire, sono importanti per sapere se un interlocutore, in alcuni casi, dice il vero o no. Allora non esistevano i test della verità oppure le indagini del DNA o lo studio del capello, Alfredo. Quindi dovevano per forza acuire le loro capacità, diciamo, di comprensione. Mi fermo qui per ora. Sì, questo indubbiamente. Infatti la prima cosa che noi dobbiamo appurare sono due parole importanti a livello di logica: il vedere e il guardare, che sono pur essendo, diciamo, due sinonimi, sono assolutamente uno all'opposto dell'altro. Tutti vedono il nessuno. Sì, prego. Il vedere può creare un pathos e quindi può creare delle illusioni, delle fuorvianti. Il guardare, e me lo sono segnato perché sono andato proprio a interrogare Wikipedia per comprendere meglio questa differenza, mentre guardare certamente all'inizio è emotivo, però dopo lascia il posto a qualcosa di freddo che consente alla logica di agire. Infatti chi guarda controlla, certo. Chi vede percepisce. Sì. Sono due cose totalmente diverse, ma su questo fatto si basa, diciamo, la letteratura poliziesca, o almeno quella delle origini, ecco. Adesso sostituite, è un po' come i medici: una volta bastava un'occhiata per poter giudicare un malato, adesso debbono solamente, non voglio essere cattivo, Ugo, però no. Basta che scrivino la ricetta, ci penserà poi il tecnico a dire che cosa ha il malato. Ma infatti, Alfredo, se ti posso rubare un attimo la parola, il fatto che siano state inventate delle torce elettriche non deve farci dimenticare la candela, ecco, mi sia consentito questo paragone, perché se il medico, se dobbiamo continuare con questa metafora, se il medico dimentica di far funzionare un apparecchio, o come è successo a te in questo momento, non hai la possibilità di usare il tuo computer, sei sempre in grado di fare quello che devi fare perché hai l'esperienza. Allora, se tu all'osservatore dai solo la possibilità di, come dicevi tu prima, vedere significa passare una donna o un uomo,
Guardare significa vedere che borsa aveva e che colore aveva la sua Esatto. borsa. Bene, allora se dobbiamo smettere di avere questo tipo di formazione, credo che si perda molto. Io voglio dirvi una cosa, quando ci sono i pronti soccorso che stanno in altri paesi magari un po' più evoluti del nostro, appena arriva, continuando in questa metafora, appena arriva un paziente da visitare, non si perde più tempo a guardare se ha un addome ingrossato, se ha delle cicatrici sul volto o se ha le sclere più rosse o più gialle. Si fanno direttamente gli esami con le apparecchiature a disposizione, perdendo così, ecco, torniamo agli investigatori, un patrimonio prezioso di indagine che è costituito appunto dalla semeiotica. La semeiotica, ma anche altri sguardi attenti sul tipo di comportamento, di atteggiamento che potrebbe avere la persona diciamo, degna di interesse, sono dei particolari importanti. E i nostri autori, cui... Infatti, prego, prego. di pure. No, i nostri autori di cui tu parlavi hanno soprattutto sviluppato e insegnato a noi questo tipo di tecnica. Diciamo, la razionalità e la sequenzialità di tutto quello che avviene non è stato delegato alla ricerca genetica o alla ricerca del capello. Sono preziosi elementi che dovrebbero consentire anche agli attuali investigatori di fare una buona ricerca. Invece credo che si stia perdendo molto. Ma indubbiamente si perde molto e la tecnologia indubbiamente anche in questo settore è avanzatissima e quello vediamo anche nei semplici telefilm che vediamo che comunque si basano su una realtà, non sono invenzione al 100%. Mi hai fatto venire in mente parlando di semeiotica che se non erro Umberto Eco era un semeiotico, giusto? E anche lui è un sociologo, è un Sociologo socio semeiotico. che si interessa di semeiotica, certo. Infatti, il suo primo romanzo, Il nome della rosa, non è altro che un'indagine di Sherlock Holmes e di Watson. Sì. Cambiati i nomi, cambiato il periodo, uno è Guglielmo di Baskerville, quindi Baskerville fu uno dei primi romanzi, il mastino di Baskerville, e Hudson è la trasposizione di Watson, che era il suo aiutante. Quindi Certo. vedi che c'entra tutto nel discorso. Ma anche, scusami Alfredo, anche quando abbiamo visto riportare sullo schermo questi magnifici, diciamo, descrizioni, romanzi, eccetera, noi abbiamo imparato ad assistere ad inquadrature particolari. Il regista allora ci faceva guardare, è il caso di dire guardare, il modo in cui erano seduti i personaggi. Quanto spazio occupavano sulla sedia, come incrociavano le gambe, dove volgevano il loro sguardo. Proprio questo adesso ti vorrei parlare, parlando, ritornando a Poe, che sappiamo comunque ha scritto altri meravigliosi racconti del terrore, del mistero, il posto del pendolo, la morte rossa e via discorrendo. Nell'analisi di questo investigatore di Dufy, che è un povero nobile spiantato che vive a Parigi e divide la casa col suo io narrante, di cui non si conosce il nome, fa una lunga descrizione all'inizio del racconto su anche la metodologia di indagine e divide bella la documentazione che lui presenta, per esempio, dice c'è l'intelligenza e c'è la fantasia, ma non è detto che un uomo ingegnoso possa essere un logico. Per esempio, lui denigra in un certo senso gli scacchi perché è uno sport frivolo
basato solamente sui calcoli logici della scacchiera, mentre elogia molto di più la dama, dove le mosse sono poche e invece bisogna ragionarci molto, e il whist. Il whist è l'antico gioco dell'Inghilterra fine secolo, dell'Ottocento, che è un po', credo, sia il progenitore del bridge. Certo, perché certo. Oltre a saper fare il calcolo delle mosse, è anche, come anche nel poker, l'analisi dei giocatori, come si muove, come guarda, ma anche la previsione. La previsione certamente dovuta al calcolo dei numeri, ma anche l'analisi degli atteggiamenti che ha il giocatore, se in perdita, se in vincita, psicologico, un'analisi psicologica. Ma infatti, Alfredo, se diciamo, mi consenti, io per esempio farei un esempio: lo scacchi, il gioco degli scacchi è, come altri giochi simili, importante perché? Perché a differenza della dama, che perché la dama forse un po' meno, consente una maggiore espressione di, diciamo, di comportamenti, di prevedere una serie di strategie che possono essere anche a lungo raggio, grazie alle quali si può non solo capire quello che l'avversario vuol fare, ma quello che tu puoi attuare per smettere o per bloccare l'azione dell'avversario. Facciamo un esempio: un vecchio cacciatore, diciamo, in una foresta della Tanzania, che ha continua a cacciare attraverso vecchi metodi, cioè usando frecce con veleni prodotti in casa. Se non riesce ad ammazzare la preda e se non conosce le previsioni di come si muove con la preda, lui non prenderà mai il bersaglio, la preda colpita, perché non è sufficiente colpirla, ma è necessario sapere come la preda ferita si muove. Ed è una stessa, credo, considerazione che adesso, se tu mi consenti, tornando al paragone precedente, non mi è più sufficiente sapere un dato fenomeno, ma sapere soprattutto come questa persona coinvolta in questo fenomeno si muove. Se io ho le telecamere, ho lo spazio che mi consente di seguire e di vedere in ogni momento la persona che voglio seguire e quindi che mi interessa, metto un po' da parte il fiuto, la capacità di indagare e di comprendere, perché tanto mi affido alla tecnologia, ma non devo perdere quel patrimonio importante che questi artisti, questi autori, i vari Lupin interpretati da Sherlock Holmes, da Maigret, ci hanno insegnato. È la base. Fuori da questa carrellata Maigret, anche un altro grande mio amore, ma perché diventava un po' troppo lunga la cosa. Ma ecco, tu hai parlato di Maigret, ma anche di Miss Marple e di Poirot. Certo. Hanno una cosa che gli investigatori moderni non utilizzano o utilizzano in minima parte: la conoscenza della natura umana. Certo. Che è il grimaldello per poter risolvere brillantemente dei casi. E, diciamo che quelli che rappresentano di più la conoscenza della natura umana per me sono Miss Marple dell'Agatha Christie e Poirot. Marple, una zitella nulla facente praticamente, che vive in un piccolo paese inglese il cui unico hobby è quello di stare in giardino e vedere le cose che succedono intorno a lei e imparare la conoscenza della natura umana. E Maigret, indubbiamente la sua forza è il dialogo, la capacità di ascoltare, che anche questo è uno dei valori
che sta svanendo nelle persone, sparendo volte. Ritornando, però volevo ritornare, perché è un po' tutta la base, al personaggio di Poe, che mette proprio le basi della investigazione alle origini. È una persona molto chiusa, molto, si apre solamente con il suo amico, che non sappiamo il suo nome, che è un po' il suo testimone. Durante questo delitto di Via Morgue fa un'analisi molto approfondita di quello, prima di quello che legge sui giornali, documentandosi su tutte le testimonianze che i giornali riportano, e poi grazie alla conoscenza del prefetto la possibilità di visitare questa stanza dove è stato commesso due atroci delitti di un'atrocità inaudita, in una casa, in una stanza chiusa. E qui possiamo vedere un altro aspetto della giallistica, i famosi casi delle stanze chiuse, che è un repertorio molto sviluppato, un po' quasi tutti gli autori, ed è questa analisi tra questi dati, da questa, diciamo, analisi dei testi, delle testimonianze, dalla sua visita, che riesce a trovare indizi che alla polizia sono sfuggiti, non perché la polizia non sia stata in grado di vedere e di osservare le cose che ha osservato lui, ma la sua capacità è quella di porsi le domande. Cioè, se in una stanza chiusa arriva la gente attirata dalle grandi grida che si sono in quella stanza, debbono forzare la porta, e quindi la porta d'ingresso è chiusa a chiave, e dentro non c'è più nessuna parte cadaveri, vuol dire che da qualche parte è uscito. Ma mentre la polizia si arrende a questo dubbio, a queste difficoltà, l'investigatore invece si pone delle domande e cerca delle risposte. E che questo è un po' sempre la lotta tra l'investigatore privato e la polizia. L'incapacità, logicamente, portata all'esasperazione del poliziotto, molto tipo l'ispettore Giapp di Hercule Poirot, sempre in difficoltà di fronte a ogni delitto, tanto che non si capisce perché si è diventato ispettore a questo punto, o comunque dei poliziotti tipo Lestrade di Sherlock Holmes hanno questa difficoltà di comprendere, perché non pongono delle domande, a queste domande non sanno darsi una risposta, logicamente. Ma un'altra cosa molto importante che fissa il discorso Poe nella descrizione minuziosa dell'indagine che fa Dupin, mistero della lingua, caro Rosario, è che regola principale del buon scrittore di romanzi gialli è quello di non ingannare mai il lettore. Cioè, il lettore di romanzi gialli, a parte comprendere la bravità dello scrittore che gli ripropone, deve arrivare
con gli stessi indizi che ha trovato l'investigatore dilettante arrivare alla soluzione. Se non ci arriva, vuol dire che qualche passaggio cognitivo, possiamo chiamarlo così, è stato saltato, cioè qualche indizio è stato nascosto, e allora si arriva alla fine, e alla fine c'è sempre l'epilogo del racconto, e il lettore non ha compreso da sé chi è l'assassino, vuol dire che lo scrittore non è stato all'altezza del suo romanzo. Non si può arrivare a dire: ma io non l'ho capito. Bisogna arrivare a dire: c'ero arrivato anch'io. Allora sì, c'è questa lotta tra lo scrittore e il lettore, tra l'investigatore letterario e il lettore, e allora vale la pena leggere dei romanzi gialli. Questo è il mio modo di pensare, e non è che io sia in grado di farlo, però credo che sia la visione corretta da affrontare quando si legge dei romanzi gialli. Ti passo la palla, Ugo. Infatti, io quello che tu hai, diciamo così, hai detto così bene in questo racconto, viene, diciamo, definito come una sorta di cultura antropologica, un termine che non è tanto difficile. Insomma, sì, è la cultura dell'uomo, insomma, sapere esattamente l'uomo come si muove. Possiamo fare un altro esempio. Quando fanno delle ricerche come quella in corso in questi giorni, di qualcuno che viene braccato, sono molto utili non solo le immagini satellitari, che non arrivano a vedere i rifugi sotto l'erba oppure al di sotto del fiume, ma soprattutto è utile sapere come questa persona si muove, come si muove e come si è mossa fino ad ora. Perché insomma c'è poco da fare, questo patrimonio induttivo non può essere escluso anche con i moderni mezzi di indagine, perché se abituiamo i nostri investigatori che siano presenti nelle letture di illustri scrittori che tu hai ricordato, ma comunque sia, se l'attuale investigatore, ripeto, non ha alle basi queste conoscenze, il suo bagaglio di, diciamo, per affrontare indagini, per fare indagini, è molto poco ridotto. E come dicevamo prima, è come se un medico, perché riguarda l'esame della semiotica, che è importante non solo per il medico ma anche per chi deve fare delle indagini, non so se sia ancora un esame complementare, è molto molto importante. I vecchi medici, così come i vecchi investigatori, guardando, come dicevi tu giustamente, in faccia a qualcuno, ognuno di noi porta sul volto tanti segni, tanti segnali che, se uno è in grado di capire, diciamo, possono dirci tanto. È come se si cercasse su un abito di un ricercato la presenza di polveri o di muffe o di erbe, grazie alle quali si può dire la provenienza, oppure si può dire dove questo tizio è stato prima. Sono dei messaggi importanti, però ripeto, bisogna saper ricogliere la presenza. Prego. Io ho un ricordo purtroppo molto triste, però un mio ricordo personale. Quando ero ragazzo, dalla nascita fino a una certa età, ho avuto come medico, io e la mia famiglia, il dottor Barillari, che è stato fino alla morte direttore della stanteria, quello che una volta si chiamava la stanteria, sì, cioè il pronto soccorso, ed era un medico diagnostico. Cioè, quando visitò mia nonna per un piccolo escoriazione in un'unghia di un piede, disse: purtroppo questa al cancro.
e non si sbagliò assolutamente. Certo. Cioè, mi è rimasto sempre questa cosa. Adesso logicamente forse non c'è più la cultura, come hai detto tu, in questo momento della semiotica non c'è più la cultura della diagnosi, o come i vecchi medici di campagna che sostituivano qualunque tipo di analisi possibile e immaginabile. Io, per alleggerire l'atmosfera molto gialla, quasi ocre, caro Rosario, mi mandi un brano? Ma certamente, caro Alfredo, ti posso mandare tutti i brani che vuoi, insomma, sai benissimo che sono super preparato e testato per questo. 37. 22:37 in questo momento. Ricordo a tutti quanti gli amici che ci stanno ascoltando Don Chisciotte e Mulino a Vento, un interessante dialogo tra Alfredo Stori e Ugo Lombardi sugli scrittori di gialli. Giusto, Alfredo? Benissimo, caro. Perfetto. Allora andiamo con un brano, giusto per spezzare l'atmosfera, di Delitto su carta, ma andiamo I Want to Be. Cioè, ci voleva questo, eh? Oh no. Dopo tutti gli errori, insomma, che ha fatto Alfredo. Dopo gli errori. Benissimo, brano partito.
Eccoci qui, riprendiamo dopo questa breve pausa musicale. Riprendiamo sta interessante chiacchierata tra Alfredo Storia e Ugo Lombardi sui libri gialli, insomma, sui gialli in generale. Certo. Si è parlato sull'investigatore di letterario. Benissimo, vedi come sono le 22:43. Alfredo, mi hai dato la specifica proprio precisa. Bene, Alfredo, ti ripasso la linea. Allora, abbiamo parlato della nascita nel 1841 dalla penna di Edgar Allan Poe, del primo prototipo di investigatore privato o dilettante, possiamo chiamarlo anche così, dilettante. E non tornerei sugli altri personaggi, quelli della Christie, cioè di Miss Marple e di Hercule Poirot, perché in definitiva rimangono sempre nella stessa carreggiata, anche se per la Miss Marple è un'investigatrice, è un'anziana signora nulla facente all'infuori del giardinaggio, di leggere libri gialli e di specialmente quelli di Chandler, e di guardarsi intorno studiando la natura umana. Ed Hercule Poirot, ex poliziotto nella sua Bruxelles, poi durante la prima guerra mondiale andò in esilio in Inghilterra, dove cominciò la professione di investigatore privato e aiuto fedele del commissario, dell'ispettore Japp di Scotland Yard. Ma comunque la tipologia di investigazione è simile circa. Invece nel 1854, dalla penna di Sir Conan Doyle, nacque Sherlock Holmes. E Sherlock Holmes, a differenza degli altri investigatori, sono nati e finiti all'interno del loro autore. Sherlock Holmes ha avuto un tale successo che anche dopo molti anni dalla morte dell'autore è un personaggio ancora estremamente vivo negli apocrifi, credo uno dei pochi casi di letteratura apocrifa su un determinato personaggio. Allora, è stato creato da Sir Conan Doyle, il medico, che ebbe nacque anche grazie alle letture fatte degli scritti di Poe, ma soprattutto dalla conoscenza di un medico, Joseph Bell, realmente vissuto, e con il quale il dottor Doyle fece un anno di internato, che era consigliava sempre ai propri allievi di fare un'indagine che potesse mettere in chiaro le cause della morte per omicidio, per delitto o qualsivoglia, tanto che indubbiamente il dottor Joseph Bell è stato il primo a introdurre la medicina legale, a dare un'idea, a dare una struttura a quello che è la medicina legale. Indubbiamente Sherlock Holmes è un personaggio atipico, talmente particolare che salta subito nell'occhio.
È per questo che nel corso degli anni ed ancora adesso, e leggevo un articolo proprio prima dell'inizio della trasmissione riguardante la serie di Sherlock Holmes a puntate, che sarà ripresa anche la quinta stagione, è stato in tutti i modi, fino quasi dall'inizio della filmografia del cinema, un personaggio sfruttatissimo dal cinema, ma anche dal teatro, con numerosissimi attori che lo hanno impersonato. È un prototipo anche lui, ma un prototipo diverso, perché mentre per gli altri personaggi, quello dell'Agatha, i due personaggi dell'Agatha Christie e quello di Edgar Allan Poe sono investigatori deduttivi, cioè si basano sulle osservazioni, Sherlock Holmes si basa anche su un, anche se limitata, quantità di scienza, nel senso che è un chimico molto approfondito nelle sue ricerche, scrive anche dei trattati, famoso è il trattato che scrive sui vari tipi di tabacco, da fiuto, da sigaretta e da sigaro, e da sigaro e da pipa, che gli consentirà spesso di poter individuare e risolvere dei casi anche semplicemente attraverso l'analisi dei resti di tabacco. L'incontro tra il dottor Watson, che è un medico come l'autore, che è tornato in Inghilterra dopo aver combattuto in India, rimanendone ferito, e Sherlock Holmes è puramente casuale, nel senso che il dottor Watson, tornato in Inghilterra, cercava un alloggio da spendere poco, perché con quello che gli dava di pensione di guerra non poteva permettersi altro, e parlandone con un amico, con un ex commilitone, dice: ma il commilitone dice: guarda, proprio stamattina c'è stata una persona che mi ha chiesto se potevo trovare un affittuario da poter dividere un appartamento in via Baker Street 221B. E questa è la conoscenza dei due, tramite questa ricerca di alloggio e di condivisione di spese. L'amico che gli ha trovato l'appartamento dice: ma attento, perché questo giovane, allora era giovane, Sherlock Holmes è un tipo un po' strano, infatti spesso si chiude nell'obitorio a fare degli esperimenti, infatti lo vanno a trovare e vedono il dottor Watson per la prima volta, vede Sherlock Holmes che con un bastone sta picchiando un cadavere, rimane molto sconvolto di questo, ma quando glielo chiede dice: ma perché fa questo? Sto vedendo i risultati degli ematomi su un cadavere, perché è sempre utile averne una conoscenza nei casi di delitto. Quindi uno che sperimenta anche. Non ha grandi conoscenze, dice per esempio nel primo racconto, nello studio in rosso, il dottor Watson elenca le cose che sa e le cose che non sa il Sherlock Holmes, che non è neanche laureato, perché, come dice l'autore, si è ritirato dall'università a pochi esami dalla laurea. E
ci sono cose come la letteratura, come la filosofia, come la religione che non conosce. La criminologia la conosce discretamente, la chimica molto, ma come tutti gli investigatori dilettanti conosce l'animo umano. Quindi un personaggio poliedrico molto, no, più che poliedrico, molto spaccettato. Però, dunque, esiste un canone, come la Bibbia, esiste un canone di Sherlock Holmes, che sono quattro romanzi e 59 racconti. Quindi, dalla Genesi, che è lo studio in rosso, alla fine, l'Apocalisse, che è l'ultima avventura dell'investigatore morente. Il suo nemico è il dottor Moriarty, che ha la sua stessa intelligenza, la sua stessa capacità, ma tutte volte al male. E ha un fratello, Mycroft, che a detta di Sherlock Holmes è ancora più intelligente, più capace, più deduttivo di lui. Ma la pigrizia non lo porta ad uscire al massimo fare quei 100 metri che dividono casa sua dal circolo di Diogene, i circoli privati, tipici circoli per uomini londinesi. Invece lui si muove, conosce la città alla perfezione. Spesso ama travestirsi per non farsi riconoscere e ha con sé un gruppo di ragazzi che sono i suoi occhi nella città e spesso lo aiutano nei casi più complicati. Ormai purtroppo siamo alla fine della chiacchierata, caro Ugo, però voglierei sfatare alcune credenze che noi che sono entrate nella nostra mente faticano ad andarsene. La prima è Sherlock Holmes nei suoi quattro romanzi e 59 racconti non ha mai proferito la famosa frase elementare, dottor Watson. Mai. 3-4 volte ha proferito la parola elementare. Ma nel senso di dire non è una cosa complicata, è una cosa risolvibile. In più, noi siamo abituati a vedere Sherlock Holmes, almeno nell'iconografia, che ci fa vedere il cinema, i disegni, eccetera, col famoso berretto a doppia ala, quello dei cacciatori, e la pipa Cavendish, quella enorme, con l'enorme fornello, ma anche queste sono due cose che non sono esatte. Sono tutte, come si potrebbe dire, invenzioni degli attori che l'hanno rappresentato sia sul teatro, sia nel teatro che nei primi film. Però sono rimaste talmente nella nostra fantasia che facciamo fatica a togliercela. Ha Eh sì. anche dei difetti, non è quella persona priva di difetti, tutta gettata sul lavoro. Un difetto piuttosto brutto è quello che quando non ha dei casi la sua mente ha necessità di arrovellarsi e per questo si droga iniettandosi o morfina o cocaina. Infatti, uno dei film apocrifi è Soluzione 7%, in cui avviene un serrato dialogo tra Freud e Sherlock Holmes. È inerente al discorso che lui si droga utilizzando una droga,
liquido al 7% di cocaina. Altre cose da dire ce ne sarebbero una marea. La filmografia è infinita e, come ho detto, va avanti anche nel 2017. La cosa interessante è che si è creata una letteratura apocrifa molto molto vasta, e se voi visitate il sito dell'associazione, ci sono associazioni praticamente in tutto il mondo e c'è anche un'associazione italiana, lo Studio Rosso, regolarmente vengono pubblicati romanzi che però debbono seguire rigorosamente i canoni fissati da Conan Doyle: il periodo storico e come nei classici film. Questo film è stato girato sul come si dice, sul tipologia, adesso non mi viene la parola giusta, del personaggio, cioè deve avere dei riferimenti ben precisi alle avventure scritte da Conan Doyle. La prima apocrifa fu la figlia di Conan Doyle, James Doyle, se non è, che scrisse il primo apocrifo, e poi la lista è anche questa sterminata. Conan Doyle comunque non ha scritto solamente Sherlock Holmes, era un patito anche del mistero, dello spiritismo, cosa curiosa che il suo personaggio Sherlock Holmes ha sempre disapprovato. E ha scritto anche nel Il mondo perduto, che è un primo prototipo dei romanzi tipo Jurassic Park, dove si parla di una terra desolata rimasta su un pianoro, isolata dal mondo, dove vivono ancora i dinosauri. Caro dottor Rosario, siamo arrivati alle 11.01, se non erro. 23.01 e tu stai facendo un po' fatica a parlare, vedo. È un pochino, anzi, sento. Stanco. Un po' stanco. Ti ho lasciato fuori, Ugo, mi dispiace. No, andava bene, dovevi completare, perché noi abbiamo colto solo un aspetto, quello investigativo, però insomma della parte artistica dovevi parlare, non mancherà occasione, no, di fare una seconda puntata su questo. E vabbè, faremo la seconda puntata adesso. Bisogna che mi venga in mente, ma come conoscenza sono limitato a questi personaggi, certo. Potremmo anche parlare di Arsenio Lupin, che più che altro è un ladro gentiluomo, ma investiga anche, certo. E poi non lo so, hai qualche nome preferenziale, Ugo? No, io quando parlavi prima di alcuni aneddoti, mi è venuto in mente, non so se tu ricordi, ma anche Rosario e i nostri ascoltatori, il tenente Sheridan. C'era una volta Sheridan, finalmente un italiano. Sì. Anche però si è ricantato, ma quello era il periodo dell'americanizzazione. Sì. Nero Wolf, il montenegrino. Però ricordi, Alfredo, quando si parlava del tenente Sheridan, giusto per allentare un po', si parlava di una, se non ricordo male, di una brillantina. Perché fece la pubblicità, no, Ubaldo Lai, scusami. Oddio, il commissario, ricordo, no, male, forse era un altro commissario. Comunque c'era un investigatore che faceva la pubblicità alla brillantina. Allora, l'attore era Cesare Polacco.
Ah, ecco. Cesare Polacco, sì. L'investigatore, quello che non sbagliava mai, mi dice anch'io ho sbagliato, non ho usato la benzina all'inizio. È vero, è vero. Però scusami, scusatemi un attimo. Però ci sono anche altri investigatori molto, molto importanti. Alfredo. Alfredo. Quindi, no, dicevo, per il tenente Sheridan, l'attore che personificava il personaggio Ubaldo per la TV Lai. Era Ubaldo Lai, no? Esatto. E fece una serie, La donna di cuore, La donna di sicca, La donna di fiori, e via discorrendo. E ci sarebbe da parlare di Maigret. Indubbiamente. Anche lui con la sua pipa, insomma. Anche quello la pipa, ma sì. Questa volta vera, perché lo scritto Georges Simenon fumava la pipa, sì. Ed è stato, noi lo conosciamo solo per il commissario Maigret, ma ha scritto tantissimi romanzi ed era uno scrittore di una velocità incredibile. Infatti c'è un aneddoto di un giornalista che telefona a casa di Simenon e gli risponde la sua cameriera, dice: guarda, io sono un giornalista della, non so di che rivista, avrei bisogno di intervistare il signor Simenon. Allora dice: ma sta scrivendo un romanzo? E il giornalista risponde: beh, allora aspetto al telefono. Tanto era la velocità con cui, infatti, i romanzi di Maigret credo siano 30, 40, 50, più tutti i romanzi non investigativi, che sono veramente molto belli. Benissimo. Adesso altri investigatori, parlavamo di Nero Wolf, anche sì. Quello un pigro, certo. Che non usciva mai di casa, a parte una volta che torna nella sua città, al Montenegro, per un'investigazione, ma aveva Archie Goodwin, interpretato dal grande Paolo Ferrari, e lui era Tino Boazzelli, e la sua casa, una grande casa piena di libri, e il soffitto, l'attico pieno di orchidee, e era molto maniaco, fino alle 11 lui curava le orchidee. Poi c'era il suo cuoco, grande chef, li mangiavano, beveva delle grandi birre, e poi invitava tutti quelli che, secondo Archie Goodwin, appartenevano a questo, erano sospettati, per una grande discussione insieme alla polizia. Comunque tutti questi investigatori, fin dalle origini, hanno sempre lavorato per la polizia, sì. Con grande soddisfazione loro, perché vedevano che la polizia non era mai in grado. Possiamo anche citare, anche se questo è un investigatore da film, il tenente Colombo, sì, televisivo, E la genialità di questa serie con Peter Falk, grande attore sia comico che drammatico, è che all'inizio del film sai già chi è l'assassino. Comunque, e mi fa ridere, è sempre stato molto fortunato tenente Colombo, perché la prima persona che intervisto, che con cui parla, è sempre l'assassino. Veramente fa semplice la cosa. Poi abbiamo la signora in giallo con la grandissima Angela Lansbury, dove va lei su sempre qualche omicidio. Per rimesso. Non li inviterà più un giorno o l'altro, porta sfortuna. Cioè, c'è stato più omicidi nel Maine, dove lei abitava, a Capo Cove, che nella massima parte di tutta l'America. Beh, tra ridere e lo scherzare ci sono una marea di investigatori, e ognuno ha la sua originalità. Difficilmente si ripetono quando
lo scrittore non è uno scrittore di classe, che non sa dare un'impronta precisa al suo personaggio, ecco, questo indubbiamente. Va bene, Rosario. Perfetto, Alfredo, quindi salutiamo i nostri amici dicendo... Alfredo, terminiamo? No, perché stai arrivando molto male in questo momento, Alfredo. Sì, lo so, caro. Terminiamo, un po' terminiamo la discussione di questa sera dicendo termina qui la trasmissione, ma non termina qui il parlare di gialli, di investigatori, di libri e quant'altro, perché Alfredo con Ugo insomma ritorneranno a parlarne da qui a qualche settimana, no? Certo, indubbiamente. Perfetto. Perché l'argomento, e poi ci sarebbe da parlare della fantascienza. Ma certo, anche quella al giorno d'oggi è diventata un discorso molto impegnativo, certo. Scientifico più che altro. Infatti all'inizio, quando parlavamo fuori onda, dicevo: ma gli scrittori di fantascienza attuali sono i profeti del nostro futuro? Bah. Spesso mi dico di sì, purtroppo. Lasciamo questa domanda che vaga per la rete, insomma, che gira per la rete. Certo. Abbiamo buttato l'amo, vediamo chi abbocca. Chi abbocca. Bene, Alfredo, vuoi salutare? Poi facciamo salutare a Ugo, che ci ricorderà... Saluto il caro Ugo dell'aiuto che mi ha dato, Ughetto alla regia, alla seconda regia, e al grande nostro regista, nonché investigatore di internet, Rosario. Grazie per come investigatore. Diciamo, Ugo, Ugo Lombardi, diamo l'appuntamento per domani. Vuoi ricordarci qualcosa? Sì, noi domani sarà un incontro molto interessante. Alle 18:30 avremo un ospite molto molto importante. Non vi faccio il nome perché così lasciamo. E stiamo parlando di gialli, facciamo un giallo, no? Perfetto. Facciamo tutto così con la suspense. Però è molto importante, vi consiglio di seguirlo ai nostri ascoltatori, perché è una bellissima trasmissione, sarà domani. Domani sera, poi alle 22, faremo la trasmissione sull'antimafia, Antimafia 2000, in collaborazione col direttore Giorgio Congiovanni. E quindi io do appuntamento ai nostri ascoltatori domani alle 18:30. E naturalmente ringrazio Alfredo e Rosario per la vostra sempre grandissima ospitalità. Perfetto. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao, chiudiamo qui la trasmissione con la sigla, dando appuntamento domani alle 18:30 con Spazio Aperto e alle ore 22 con Osservatorio Antimafia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Where'd you be if you